lavoro è dedicato a Peter Witte, che è il lavoro che ha fatto. Allora, bene, se non se questa breve introduzione a Schindelman è stata sufficiente a scoraggiarvi, passiamo alla seconda fase del talk, alla seconda parte del talk, in cui proviamo a mettere in uso tecniche di machine learning, di supervised machine learning, per capire come sintetizzare delle operazioni, delle porte logiche quantistiche. E sarei incredibilmente ingeneroso se non riconoscessi il contributo dato da queste quattro, persone al lavoro che è riportato in questo articolo. Studiato Pose all'University College di Londra, Alessandro Leonardo Banchi, che scusa, che adesso è l'Università di Firenze, Luca Innocenti, uno studente di dottorato assolutamente brillante, che lavora ancora con me in via di completamento della sua tesi di dottorato, e Alessandro Ferraro, che è uno dei pilastri del mio gruppo, è un professore associato del mio gruppo, e tutti e quattro hanno contribuito in maniera assolutamente fondamentale al problema della sintesi di dati. Allora, questa è la parte, mi rifaccio di nuovo a mio figlio, questa è la parte un po' tecnica che spero sarà chiara, non esattamente questa, spero sia chiara, quindi non esitate a fermarvi in momenti in cui non dovesse essere abbastanza. Allora, di nuovo, no, c'è stato Natale da poco, abbiamo comprato Lego a Sammy. Che cosa voleva Sammy? La nave ritirata. Che cosa gli abbiamo comprato noi? Questo. Adesso, è possibile che in qualche modo, combinando opportunamente i 15 mattoncini Lego che gli abbiamo comprato, è possibile che Sammy impari a ricostruire la nave dei pirati, che è quello che voleva. Questo è il mio obiettivo. Okay? Il mio obiettivo è utilizzare un numero limitato di risorse semplici, 15 mattoncini, per realizzare un obiettivo complesso, la nave dei pirati. Okay? È un esempio stupido che però mi permette di introdurre quale sia in effetti il problema vero. Il problema vero è la seguente. Posso sintetizzare un'operazione unitaria arbitraria determinata da un'hamiltoniana di interazione che consiste soltanto di un numero limitato di risorse, di interazioni tra i costituenti del mio registro di computazione. Andiamo per esempio. Okay? Voglio realizzare una trasformazione, quindi il mio scopo è realizzare la nave dei pirati. La nave dei pirati è questo questo ettagono rosso. Voglio realizzare una trasformazione che io sto chiamando ettagono sottorosso. Ma tutto ciò che io ho a disposizione, allora quel che mi servirebbe per realizzare il mio ettagono rosso sono queste trasformazioni unitarie. Alcuni quadrati verdi, dei triangoli blu di varia forma e dimensione, dei pentagoni rossi. Combinando opportunamente questo set di trasformazioni unitarie, posso realizzare la mia trasformazione del sistema. Questi sono, no, tanti mattoni Lego quanto io le possa comprare, e questa è la mia nave dei pirati. Se ho abbastanza mattoni Lego, riesco a comprare in forma diversa, riesco a combinarli nel modo corretto da ricostruire la mia nave dei pirati. Ma io non avevo abbastanza soldi da comprare tutti i mattoni Lego che servivano a Sammy per costruire la nave di pirati. Ho comprato 15 mattoni verdi, quadrati. Posso ricostruire il mio ettagono rosso utilizzando soltanto mattoni verdi, soltanto quadrati verdi. Questo è il mio set di risorse. Queste sono trasformazioni elementari che, ad esempio, i miei amici sperimentali a Roma o a Paderborn in Germania hanno in laboratorio, a Parigi hanno il laboratorio. Questo è tutto ciò che loro, con grande sforzo economico e proprio non pratico, sono in grado di offrirmi per la realizzazione del mio obiettivo. Posso fare uso di ciò che gli sperimentali sono in
della procedura del protocollo, qual è il set di take home messages, no? Di messaggi, di risultati che vorrei fossero chiari adesso, e da questo momento in poi potete anche decidere di scollegarmi completamente dal mondo. Questi sono i risultati di tutto quello che vi mostrerò nell'arco delle prossime 3 o 4. È possibile identificare 3 condizioni per produrre una Hamiltoniana HTID che consiste soltanto di operazioni prese dal mio set di risorse e che ricostruisce la trasformazione G che io voglio realizzare. Quindi è possibile, data la nave dei pirati che voi volete realizzare, dato il set di mattoncini Lego che vi ho dato a disposizione, è possibile identificare 3 condizioni che vi dicono se è possibile realizzare la nave dei pirati con il set di mattoncini che vi ho dato a disposizione. Queste 3 condizioni possono essere utilizzate per mettere in piedi un algoritmo di ottimizzazione basato su machine learning che vi permette di determinare la forma della come combinare insieme i mattoncini Lego, così che alla fine voi realizzate in effetti la nave dei pirati, quindi in effetti la nave dei pirati, o il tagliato rosso. Alla fine vi dimostrerò, con la fine della discussione, proveremo a guardare una serie di esempi per alcune idee fondamentali di comunicazione. Questo è il mio e cominciamo a discutere insieme quali sono le 3 condizioni che permettono di capire se la procedura di ricostruzione della nave di pirati attraverso una cucina è possibile. Allora, io ho la mia gate unitaria G. Essendo un'operazione unitaria, posso identificare un operatore newtoniano H3G, il cui esponenziale complesso è il faccio una decomposizione spettrale della gate, prendo il logaritmo del lato sinistro e destro di questa equazione e scopro qual è la forma di HG. Quindi questo è il generatore della mia trasformazione unitaria G, questo è il generatore della mia nave dei pirati o del mio ettagono rosso. Ed è identificato senza alcuna ambiguità dagli autovalori che io ho identificato, che ho calcolato attraverso la mia decomposizione. Se io guardo all'HC, riconosco che per ottenerla, per ricostruire l'HC, è una interazione, mette insieme diversi pezzi del mio registro di computazione, dei miei portatori di informazione, e li accoppierà in maniera complicata. Quali interazioni mi servono? Beh, per realizzare l'HC, mi servono quadrati verdi e pentagoni rossi, ma io ho a disposizione soltanto quadrati verdi. Ok? Questo è quello che il mio sperimentale è stato in grado di darmi, no? Questo è quello che io ho potuto passare in termini di mattoncini. Qual è l'obiettivo? Costruire una nuova Hamiltoniana di interazione HGT che utilizzi soltanto i miei quadrati verdi e tale che l'esponenziale complesso di HG tilde ricostruisca perfettamente la nave dei pirati. Chiaro? Cosa non voglio fare? Sono vago, sono pirico. Quindi non voglio Hamiltoniani dipendenti dal tempo. Non voglio che alcuno di questi quadrati dipenda dal tempo. Non voglio dover accendere e spegnere interazioni in modo complicato, perché costa soldi, costa denaro, costa tempo, costa complicazioni sperimentali. Loro sono contenti se possono accendere un'interazione e lasciarla lì. Non voglio sistemi ancillari, non voglio aggiungere elementi al mio registro di computazione, è grande abbastanza, non voglio comprare altra roba, di nuovo costa tempo e costa denaro. E non voglio implementare tecniche complicate di controllo che mi permettano di sintetizzare la mia trasformazione al costo, per esempio, di accendere e spegnere laser, 66 laser di differenti frequenze perfettamente tunate, no? Transizioni atomiche varie e sbagliate. No, non voglio farlo. Voglio lo schema più semplice possibile. Siete con me? Perfetto.
l'acceleratore della mia trasformazione. E la terza condizione che voglio realizzare, e che chiarirò il perché, è che gli autovalori della differenza tra questi due operatori hermitiani sia un numero intero di pi greco. E andiamo a vedere perché. Se queste tre condizioni sono soddisfatte, la prima è banale ovviamente, la mia richiesta, se diciamo la condizione 2 e la condizione 3 sono soddisfatte, io sarò in grado di costruire la nave dei piatti a partire soltanto da mattoncini che sono verdi e quadrati. E realizzerò la nave dei piatti in modo assolutamente perfetto, non approssimato alla quinta cifra decimale, ma con fedeltà 1. Perfetto. Andiamo a vedere perché ho bisogno di queste tre. La prima, dicevo, è banale, di queste tre condizioni. La prima è banale, la mia richiesta, ho soltanto delle risorse limitate. Ma perché ho bisogno della condizione 2 e della condizione 3? Che la seconda, ok, sono pronto a digerirla, la terza è un po' esotica, proviamo a capire. Allora, perché? Data la mia G e data la decomposizione che, no, la rappresentazione che mi è data in termini dell'esponenziale dell'HG, del suo generatore, posso riscrivere la G in questo modo. Se queste due newtoniane contano, questa riscrittura è perfettamente legittima. E se HGTilde è costruita in modo opportuno, in modo tale che l'esponenziale di questa differenza tra le newtoniane sia l'operatore di identità, allora G non è altro che l'esponenziale della trasformazione. Quindi, la commutatività delle due trasformazioni mi permette di questa riscrittura. Il fatto che l'esponenziale di questo oggetto sia identità richiede che gli autovalori della mia, no, quella differenza sia un numero pari di volte pi greco. Quindi qual è, diciamo, il nucleo, il centro delle richieste? È che, data la mia trasformazione G, dato il mio galeone dei piatti, costruirò un nuovo generatore fatto soltanto da trasformazioni disponibili fisicamente, a partire dal generatore vero della mia trasformazione più qualcosa. E questo qualcosa deve soddisfare la condizione 1, la condizione 2, la condizione 3. Proviamo. Dov'è la parte complessa di questo? Queste due. Sono queste due trasformazioni. Allora, mentre sono pronto a capire, a accettare che determinare una forma delle newtoniane di interazione limitata che commuti con il vero generatore della mia trasformazione non sia poi così particolarmente complicato, si tratta di algebra di commutatori, dovrei essere in grado di fare. Soddisfare la terza condizione è complicato, perché è un problema inverse ai gambus. Io non ce l'ho l'HGT. Io voglio gli autovalori, so qual è la forma di autovalori, devo ricostruire l'operatore che ha determinati autovalori. Questo è un problema complicato, di matematica. Come faccio a bypassarlo? Allora, in alcuni casi posso avere degli insight analitico che mi permette di ridurre la complessità del problema. Dopodiché questa, diciamo, la riduzione della complessità del problema mi dà